RSC Radio Studio Centrale. Amici belli, eccoci qua, come tutte le settimane, una volta a settimana abbiamo un incontro col mondo della nostra squadra del cuore, Helios Messaggerie Catania, Volley Catania, e oggi fra l'altro c'è una persona speciale, perché diciamo che il futuro è un po' nelle tue mani. Un po' Marco De Costa. Ciao Marco, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, Marco De Costa ha 20 anni. Ahimè sì. Ahimè. Cioè, ahimè de che? Ahimè lo devo dire già, io. Già siamo avanti negli anni. No, più che altro hai 20 anni, però hai già una responsabilità, che è una cosa fantastica. E poi devo dire che io in pochi minuti fuori onda ho visto che sei un tipo bello preciso, tranquillo, attento, osservatore. Quindi hai le carte in regola per il tuo ruolo. Spiega cosa fai tu in questo mondo meraviglioso di Helios Messaggerie. Allora, ovviamente, come tutti sapete, oltre a fare il libero con la squadra di Serie A, ho anche il ruolo di allenatore, se così si può dire, con la Juve, dove facciamo appunto i CAS. E quindi alleniamo, che sono dei centri di addestramento. Sì, esattamente. E ci occupiamo di alleniamo bambini dai 4 ai 12 anni, dividendoli ovviamente per età. E appunto è molto bello, l'ho trovato gratificante, in quanto quando ti hanno dato questa responsabilità, per l'appunto, che è anche un onore ovviamente. Sì, e io ho iniziato 3 anni fa per la prima volta, e inizialmente ero un po' scettico se farlo oppure no, se mi poteva dare soddisfazioni o magari poteva essere solo una perdita di tempo. E ad oggi posso dire che dà veramente molte gratificazioni, soprattutto con i bambini, perché quando vedi che i bambini ti ascoltano e ti seguono e seguono i movimenti come li spieghi tu, e allora capisci che ti ascoltano, che la tua parola ha un valore, e poi vederli anche migliorare sicuramente ti gratifica, perché vuol dire che il lavoro che fai lo fai anche bene. Chiaramente capisci bene che in tutto questo la componente psicologica è determinante, soprattutto perché stiamo parlando proprio di bambini. Dai 4 ai 12 anni, fra l'altro, bambini di tipologie diverse, perché sono fasce di età con mondi differenti, perché dai 4 ai 6 sono in un determinato modo, sono anche quelli più malleabili, se vogliamo. Sì. Poi già dai 6 ai 10 c'è un'età scolastica, dai 10 ai 12 siamo già in età preadolescenziale, esatto. Quindi cambia tutto. Sì, sì, ovviamente vanno gestiti tutti in maniera diversa, sia da come strutturare l'allenamento, perché è normale che per un bambino di 4 anni non si può parlare, certo, proprio di pallavolo, ma inizia avviamento all'idea dello sport, diciamo. Sì, ecco. Anche a un livello di coordinazione, proprio eccezione, perché un bambino è quello che serve avere poi uno sviluppo nell'età che gli permetta di essere coordinato, e fondamentalmente è quella la base, e poi dopo viene anche la pallavolo. Quando hai cominciato tu a fare pallavolo? Io ho cominciato a fare pallavolo a 8 anni. A 8 anni, quindi diciamo in età, cioè eri un bambino, però eri già un bambino consapevole, nel senso lo hai scelto tu, ti hanno avviato i tuoi genitori, com'è andata? No, io inizialmente ho iniziato con la piscina, poi tramite la scuola ho iniziato a fare basket. Poi tramite sempre i progetti. Poi siccome non è molto alto, adesso lo diciamo, perché la prima cosa quando ci siamo incontrati ho detto quanto sei, stavo per dire giovane, basso. No, per me, ai miei occhi non sei basso, quanto sei alto? 1,80. 1,80 per me non puoi essere basso, però dal punto di vista del volley e a maggior ragione del basket, esatto, sì, diciamo che non sei altissimo. No, diciamo che sono normale. Ecco, appunto. Né troppo alto né troppo quindi basso. Avevi iniziato con, diciamo, il mondo dello sport ti interessava già da sì, piccolo, sì, quindi sì. Nuoto, basket, e col volley quando è scattato l'amore, diciamo? Col volley è scattato l'amore quando feci con la scuola il progetto Pallavolando, mm-hmm, che all'epoca si giocava 4x4, 2 maschi e 2 femmine, sì, e vincemmo questo pallavolando, e quindi quell'anno facevo sia basket che pallavolo, perché appunto la scuola me lo permetteva. Però dall'anno successivo decisi solo di fare pallavolo, anche perché mi allenavo di fronte a casa mia, quindi ti veniva comodo, esatto, diciamo. Mi veniva comodo, poi mi piaceva. E in tutto questo la scuola qual era? La scuola era la scuola elementare di San Paolo, le Casette Rosa. Ok. E poi dico le superiori, che scuole hai fatto? Le superiori le ho fatte all'aeronautico, all'Istituto Tecnico Ferrarin. No, te lo chiedo perché sì, è importante capire
come si riesce a gestire la passione per lo sport con lo studio? Cioè, la domanda è: comunque studiavi? Andavi bene a scuola? Perché io sono curiosa di questo Eh aspetto. sì, andavo bene, non benissimo, perché comunque Bene, ma non benissimo. È una citazione, ragazzi. il tempo non era abbastanza, perché comunque c'erano gli allenamenti in mezzo. Poi quando ero più Certo. piccolo mi allenavo sempre praticamente, perché avevo sempre voglia di stare in palestra. Però anche mia madre insisteva sul fatto che è giusto studiare, e tuttora la ritengo sia giusto studiare, tant'è che sono iscritto all'università. Ah, e che cosa studi? Scienze motorie. Scienze motorie, quindi diciamo, rimaniamo un po' nell'ambito. Sì. Marco, io sono molto curiosa perché poi dicevo, abbiamo iniziato parlando del fatto che tu sei un po' il personaggio della prospettiva insieme ad altri, perché poi una città costruisce la propria cultura sportiva con i bambini, ovviamente, attraverso i bambini. Se non si crea uno zoccolo duro di ragazzini che in prospettiva vogliono giocare, ovviamente la cultura sportiva di quella città va a morire. E Esatto. in questo senso, questa partnership fra Gupe, Volley Catania, sta dando dei bei frutti perché c'è molta collaborazione. Sì, ma infatti l'obiettivo principale di questa società che sta nascendo, di questa partnership, è proprio questo, di creare dei giovani che siano capaci di, migliorando ovviamente, di arrivare in Serie A. E quindi è fondamentale, come per esempio me, sono nato e cresciuto in questa società, perché è 10 anni che gioco con la Gupe, e adesso grazie a questa opportunità che mi è stata data di questa partnership sono riuscito, diciamo, a realizzare un piccolo sogno, che penso sia il sogno di chiunque inizia a giocare a pallavolo, ma a qualsiasi altro sport, di arrivare nelle categorie Certo, superiori. superiori, chiaro. Oh, continuiamo a parlare di tutto questo fra pochissimo, voi restate lì. RSC, RSC. Radio Studio Centrale. Amici belli, oggi pomeriggio sono in compagnia di Marco De Costa che abbiamo presentato proprio come addestratore. Addestratore sa di, non so, ti immagino col frustino, con questi ragazzini. No, ha il compito di creare appunto questa prospettiva, questo serbatoio di giovani o semplicemente avviarli a uno sport bellissimo come la pallavolo. Tu hai spiegato come ti sei appassionato e a proposito, fuori onda abbiamo commentato un po' insieme la partita di domenica che io sono andata a vedere e devo dirvi che sono sicura che tornerò perché mi sono divertita come una pazza. Fra l'altro, come mi sono andata a mettere sotto la curva degli avversari? Li volevo ammazzare e ho capito una cosa, ci dobbiamo attrezzare di tamburo. Dobbiamo portare delle percussioni perché per spaccare i timpani agli Ci avversari, vuole, figa. ci vuole. No, è normale. Allora, questa partita domenica è stata veramente una partita avvincente. Avvincente, tu ovviamente te la sei goduta con i tuoi compagni di squadra. Sì, è stata una vittoria appunto di squadra. Venivamo da una sconfitta fuori casa per 3-2, Che non ci stava per niente. no, non ci No. stava sia per la classifica, Certo. perché il nostro obiettivo è sempre quello di fare il massimo, quindi dobbiamo sempre puntare ad arrivare più in alto possibile. E non ci stava neanche perché abbiamo perso il primo set, recuperato, passato in vantaggio su 2-1. Non Appunto. dovevamo più sprecare, anzi dovevamo finalizzare e vincere 3-1, e invece ci siamo fatti sopraffare un po'. Quello che ho capito nelle ultime settimane, incontrando i ragazzi che sono passati qui in salotto, è che il problema principale è quello della tenuta della concentrazione. Ogni tanto peccate un po' di superficialità, diciamo, perché un po' vi sedete, come si suol dire, psicologicamente. Diciamo di sì, più che altro ci culliamo, perché magari facciamo due cose fatte bene, magari anche che ti gasano, Certo. e poi dopo quelle due cose magari viene fatta una terza cosa con sufficienza, e Esatto. quindi magari poi, e giustamente, viene anche fatta male, e poi si innescono dei meccanismi che non sono per nulla Per positivi. esempio, domenica, durante il secondo set, ci sono stati dei momenti in cui io ho detto: ma che cavolo sta succedendo? Porca miseria! E mi sono innervosita e mi sono immedesimata. Ho detto: guarda, se io fossi in campo sbaglierei tutto. Perché in quei momenti lì la cosa fondamentale è rimanere lucidi, razionali.
quasi spietati come dei killer. Esatto, e purtroppo non è semplice No. perché, come parlavamo anche con l'allenatore prima della partita, siamo una squadra eterogenea, Certo. ovvero ci sono molti giocatori che già da un paio di anni giocano ad alti livelli e Certo. poi siamo per il resto giovani che Sì. comunque abbiamo iniziato adesso a giocare in Serie A comunque ad alti livelli e non è facile andare a Certo. gestire emozione, anche la pressione, perché ovviamente come tutti i giovani abbiamo voglia di dimostrare, vogliamo Io però dimostrare. il calo di tensione non l'ho notato nei giovani. E Tutti possono avere dei questo piccoli lo voglio cali. dire perché attenzione a sti ragazzi giovincelli, perché per esempio Marco, i suoi compagni di squadra, quelli anche grandi, secondo me li ha inquadrati piuttosto bene. Non dirò mai cosa ci ha detto fuori, non ha parlato male dei suoi compagni, sia chiaro. Però vedo che sei veramente una persona attenta, impara da tutto questo, impara soprattutto bisogna imparare le cose che uno non deve fare. Esatto. Questa è la cosa più importante nella Esatto. vita. Quando guardi gli altri più grandi di te, devi imparare soprattutto dai loro errori, non dalle cose che fanno bene. Perché le cose che farai bene le devi fare con le tue forze. Eh sì, anche perché poi è dagli errori che impari molto di più che dalle cose positive. Assolutamente. È molto più facile fare una cosa bella e che magari tutti dicono bravo, però quando poi fai una Eh beh, stupidaggine, certo. poi il peso è maggiore, lo senti e capisci, caspita, allora ho sbagliato e quindi devi provare e devi anche riuscire a migliorare. Ma secondo me c'è una bella prospettiva quest'anno. A proposito, dobbiamo essere sempre di più al Palacatania, perché sto mostrando alla telecamera questo volantino, perché c'è un'iniziativa molto carina che si chiama Scatta e Vinci, che permette di vincere un biglietto in omaggio. Io ricordo che Radio Studio Centrale vi sta regalando dei biglietti per andare al Palacatania. E a proposito, anche in questa settimana lo regaleremo il biglietto perché c'è la casalinga, la prossima Esatto. casalinga domenica alle 17, però questo ci tengo, domenica 25 Sì, contro ci ci sono sarà, Bergamasco. ecco. Quest'altra sembra una partita facile Ma perché può essere loro. più insidiosa proprio per questo. Esatto, perché dobbiamo essere appunto bravi a tenerli sempre dietro di noi e non andare magari punto a punto. Perché poi un set, tutti i set magari siamo Certo. 23 pari. Succede appunto una disattenzione, Esatto. una stupidaggine e poi si perde 25-23 Succede che contro. un Bonacic si lancia e si spacca tutto. A proposito, grande Bonacic, ieri io me la sono fatta addosso, ho detto, oddio, è finita sull'addetto stampa. L'addetto stampa è piccolina, l'ha schiacciata, poi in mezzo c'era il computer, non è successo niente di tutto questo, però sappiamo che Bonacic ha un bel livido. Esatto, sì, Quindi. però ne basta la pena perché secondo me questo è l'esempio giusto che bisogna dare Non sia. risparmiarsi mai. Esatto, serve sia a noi come squadra Certo. perché non tutti a volte siamo disposti a fare un salto, a superare delle barriere oppure a buttarci così su Certo. dei cartelloni e farci male e a volte ci fermiamo, invece non bisogna mai fermarsi. Però Marco, mi avevi tu confidato, fra virgolette, che durante questa settimana proprio Bonacic si è reso protagonista in spogliatoio di un grande momento motivazionale e io di questo sono molto felice perché la motivazione nello spogliatoio e la coesione in uno spogliatoio fa la differenza laddove ci possono essere dei gap tecnici. Esatto. E quindi mi raccomando, tu hai già un ruolo molto importante, porta avanti questa tua missione. Spero di vederti in campo alla prossima Lo partita spero anch'io. e alla prossima. Alla prossima, a domenica.